Io sono pronto, come spero lo siate voi, signore, come spero lo siate anche voi, signori. Io mi chiamo Sandro Salido, il programma Parola Mia, Fatti e Misfatti del mondo che gentilmente ci circonda. Allora, l'ospite di quest'oggi, è con oggi la seconda volta che interviene in questo programma, è lei, alla quale do il microfono. Buongiorno Alessandra Mutarelli e bentornata. Buongiorno Sandro, buongiorno agli ascoltatori, grazie per avermi ospitato nuovamente nel tuo programma. E io la volta scorsa ho concluso la trasmissione parlando, recitando la poesia Dicembre dedicata a mio padre, e partirei adesso proprio da questo spunto per parlare di un progetto a cui avevo già accennato, che era quello di fare una silloge. Io ho raccolto 24 poesie scritte tra il 2014 e il 2015 e le ho messe insieme in modo armonioso per poter creare appunto questa silloge. La silloge si intitola Rapsodia di specchi e questo progetto è finalmente concluso, spero possa presto andare in pubblicazione e spero anzi di potervene parlare le prossime volte in modo più approfondito. In questa silloge appunto parte dalla poesia che io ho dedicato a mio padre dopo la sua morte e quindi è ispirata fondamentalmente al senso dell'abbandono e del dolore che la morte di mio padre ha lasciato dentro di me. E per trasposizione questo sentimento si estende a tutte le molteplici solitudini che la vita ci offre, a cui siamo costretti ad abituarci, nostro malgrado. E ovviamente però questa non vuole essere soltanto una raccolta di liriche di dolore, di sofferenza, perché come ho già detto l'altra volta mi ritengo una persona molto positiva e cerco sempre anche nel dolore di trovare la spinta per andare avanti, trovare quel piccolo barlume di luce che mi faccia reagire e rinascere. E l'opera, che appunto ha il titolo Rapsodia di specchi, è strutturata sotto forma di un componimento musicale e ripercorre proprio sulle note di una rapsodia questi tempi, ora del tormento e ora della rinascita, e quindi queste sensazioni analizzate da tutti i punti di vista. E io vado subito a leggere appunto la lirica che ha dato il via a questo componimento, che ha il titolo Rapsodia di specchi. Canterò arpeggi lenti nelle sincopi riflesse su intervalli di un'ottava. È la sesta variazione di una rapsodia di specchi. Un rumore d'aria si agita e si tempra sulle corde di un'arpa. E narrerò le trame di un'idolatria nelle melodie dei luoghi in cui il mortale avanza. Cavaliere senza arma, nell'argento dei tuoi occhi, epilogo dell'anima, vibrerà il mio dramma. Ecco, tra le cose che ci portano a sentire un po' questo tormento c'è sicuramente una componente che è all'origine di tutto questo ed è quello che ci fa soffrire, è la nostra predisposizione ad abbandonarci alle illusioni. Spesso siamo delusi perché abbiamo creduto in un'illusione che invece era effimera, quasi come se fossimo anche noi tutti come Ulisse irretiti dal canto della sirena. E a tal proposito io ho scritto, e fa parte di questa silloge, una lirica che si intitola Il canto della sirena. Partenope sirena, demone marino, al suono di una lira accompagni una voce soave e ammaliatrice. Incanto, fascino pericoloso, attiri le navi dei marinai erranti sulle coste di un'isola dannata. Al tuo richiamo si fracassano. Guarda le macabre spoglie sull'arida roccia. Labbra di miele, canto ingannevole per Odisseo, di chi alla maledizione sfugge, divori infine l'amore imprudente. Perché a volte siamo costretti a vivere sensazioni e sentimenti di solitudine e di vuoto anche nella nostra quotidianità, non perché lo siamo realmente, perché a volte anche all'interno degli ambiti più affettuosi, come può essere la famiglia, un ambiente di lavoro, ci sentiamo soli e non perché ci manchino gli affetti, ma perché la nostra condizione è una condizione interiore che ci fa sentire soli. E a questo proposito io ho scritto una lirica che si intitola Di sera. Sotto
fumo, dietro i vetri appannati, di stanze scaldate, da braccia e risa prese in affitto. Ali di carta di un frate indovino, anima, vola su un ruvido soffio sibillino. La voce di un ventre che geme appartiene a silenzi passati a setaccio su rumori ricorrenti. Respiro fermo su carteggi interrotti, prende alla gola e dopo fugge. La pioggia incalza e il mio destino si svela. Spegneremo le luci delle camere accanto e anche stasera, soli, siederemo di fianco. Sono contenta, anche se questa poesia mi emoziona molto, perché fa sentire veramente il senso della solitudine anche dove non c'è, ma sono contenta di averla letta, perché questa è una poesia a cui sono affezionata, anche per il mio percorso di, diciamo, poetico, e perché è pubblicata in alcune antologie con la quale ho partecipato a un premio letterario, quindi ero contenta di farvela sentire. Però, come dicevo prima, questa raccolta non è soltanto di dolore, di solitudine, di sofferenza, che esiste sempre dentro ognuno di noi, ma spesso troviamo lo spiraglio di una speranza e a volte la ritroviamo per caso, come se un mattino ci svegliassimo all'improvviso con uno stato d'animo diverso, positivo, e siamo pronti a dire il sì al nostro viaggio, e il viaggio che ci fa andare avanti e ci fa guardare oltre. E io ho scritto una poesia che si intitola Intermezzo mattutino, perché appunto la mia opera è strutturata come un'opera musicale e ci sono quindi anche gli intermezzi e gli intermezzi allegri. Intermezzo mattutino. La notte, nebbia e maga, colma i silenzi, copre i torpori del tempo, tace sulle catene e custodisce i passi lenti. La pelle sfiora il calore di insensati sogni, di una spiaggia su cui ero onda e nido in cui ero uovo per riposar nascosta. Poi basta un mattino cieco, uno srotolar di ore fatte di niente, e si risveglia una crudele spregiudicata intesa. Un mattino spogliato da monotonie diversi di un pettirosso rosso, di un pettirosso libero, e sulle mani resta solo l'odore di caffè. Indomabile e leggero sarai l'assenza di gravità come un cavallo alato, e ti offrirò la mano di un'anima graffiata e vinta. Rincorro una via di salvezza e trovo te, dissennato e folle mattino, intermezzo allegro tra gli atti seri dell'opera vita. Pertanto io adesso voglio concludere con dei versi di speranza, dove sì, le paure esistono ancora, ma non resistono e semplicemente sono superate per andare avanti e pensare che tutto passa come sui flussi di un pantarei. Scorri tra mani fertili e la gola serrata, nel preludio di un pianto, riflesso della divinità dentro le guance gialle di una regina informe, iride cangiante e soffio di un respiro, mai sazio e avido di luce. E con questa voglia di luce e di rinascita io vorrei concludere oggi il mio intervento con te, Sandro, e lasciare anche a chi mi sta ascoltando questo messaggio, che anche nel dolore più profondo si può sempre trovare un punto per ripartire. Allora, io ti ringrazio per questa tua ennesima partecipazione al programma. Ci sentiamo quanto prima. Allora, sì, ringrazio e a presto. Molto bene, a presto Alessandra. Io ringrazio anche voi che siete rimasti all'ascolto sino a questo momento. Vi do l'appuntamento a domani. Signore, signori, bye bye and bye. Ciao, buona giornata, buon pranzo, bye bye.